La mattina mi alzo quasi sempre alle 6. Mi alzo così presto perché mi piace vedere l'alba. Poi vado allo studio a piedi perché è molto vicino. E mi immagino già quello che dovrò fare durante la giornata. Questi lì sono dipinti che io ho realizzato nell'arco di mesi e di duro lavoro. Sono felicissimo di poterli esporre a un pubblico. Mi dispiace soltanto che più delle volte le devo vendere. Parlare di Jean-Pierre è difficile per me, perché è stato un grandissimo amore, è stato mio marito. E ci siamo conosciuti in Toscana, nella sua Toscana che amava tanto, e mi sono dovuta ricredere perché è stato un colpo di fulmine. È un colpo di fulmine bellissimo, perché io e Jean-Pierre avevamo 23 anni di differenza come età, ma non si vedeva assolutamente, perché Jean-Pierre nella sua anima, nel suo cuore, nella sua persona è sempre rimasto giovanissimo fino alla fine. Jean-Pierre amava la vita, amava i colori che ha messo sui suoi quadri, amava la natura, amava tutto ciò che era bello, tutto ciò che era delizioso, affascinante, tutto ciò che era sereno, tutto ciò che lo rendeva tranquillo. E come è arrivato Jean-Pierre a Como? Jean-Pierre è arrivato a Como e anche in Canton Ticino a causa mia, lo devo dire, perché ci siamo sposati nel 1999 ed è venuto ad abitare sul lago di Como, dove aveva aperto il suo atelier a Cernobbio. Qui a Cernobbio ha fatto diverse mostre, fra le quali una a Villa d'Este di Cernobbio, Villa Serbelloni a Bellagio, e anche qui nel Canton Ticino, al Consolato Generale di Lugano e di Lucarno. Purtroppo Jean-Pierre muore improvvisamente il 4 di settembre del 2004 a Cernobbio. È stata una morte improvvisa perché è morto di infarto e ha lasciato un grande vuoto nel mio cuore. Ma l'ho sempre portato nel mio cuore con i suoi dipinti e io desidero che la gente ritorni ad ammirare le sue opere, perché penso che diano serenità, diano gioia e armonia, soprattutto in questo momento non facile, dopo questa pandemia e anche questa guerra in Ucraina, che ci dia un po' di serenità a tutti noi, a me, lo spero a volte. Ora parliamo un attimo delle opere di Jean-Pierre. Qui ne ho esposte alcune, ce ne saranno altre che verranno esposte in occasione del vernissage di questo atelier. E vedo che qui ho messo i cavalli, ho fatto una piccola parte dei suoi cavalli perché adorava i cavalli Jean-Pierre. Le adoravo tutte le sue forme, tutte le sue l'eleganza dell'animale stesso, questo. E appunto sono esposti i suoi cavalli, poi alcuni paesaggi. Qui dietro di me abbiamo un paesaggio della sua Livorno antica, è un notturno, e la sua città che amava, adorava, e anche se ha viaggiato tantissimo, ha vissuto tantissimi anni in Francia, ha viaggiato veramente tantissimo, la sua Livorno è sempre stata nel suo cuore. Abbiamo i fiori, le mimose dietro di me e le rose, queste rose rosse che lui diceva le dedico a tutte le donne del mondo, perché la femminilità, la grazia e quello che le donne ci regalano è grandissimo, e per cui questo mazzo di rose rosse dietro di noi è per tutte noi donne. Scusate la commozione, andiamo avanti. Ci sono anche le nature morte con la frutta, con queste, la precisione, la luminosità. Penso che parlino da sole. Veramente, quando una persona guarda i quadri di Jean-Pierre, secondo me c'è tutto.
c'è tutto e si vede soprattutto anche l'amore e l'affetto che ha donato in questi quadri. Davanti alle vetrine proprio sono esposte delle gondole di Venezia, due paesaggi notturni anche questo, con bellissimi colori, e Venezia è stata una delle nostre città che ci ha legato anche con il nostro amore, dove abbiamo vissuto dei bellissimi momenti. E vedo davanti a me una foto di Jean-Pierre con il presidente Ciampi, e sì, perché il presidente Ciampi e Jean-Pierre sono entrambi di Livorno e si sono conosciuti e c'era moltissimo amore, affetto e rispetto fra di loro. Chi volesse approfondire la vita e le opere di Jean-Pierre, esiste un sito tra i quali c'è anche una biografia del grande Indro Montanelli, che ha avuto l'onore di conoscere in vita ed erano anche amici. Tengo moltissimo a dire che questo atelier è aperto a tutte le persone che amano l'arte. Chi volesse essere interessato ad esporre sia quadri o libri può contattarmi ai numeri indicati e alle mail indicate. Cos'altro dire? Vi aspettiamo per ammirare le opere di Jean, dove Jean-Pierre vive nelle sue opere, e il resto lo imparerete a conoscerlo adagio adagio nelle prossime incontri, e spero di vedervi numerosi. E spero di non so cos'altro dire, vi aspettiamo a Caslan, vi aspettiamo alla galleria, vi aspettiamo in questo bellissimo paesino sul lago, e augurandomi di fare un bel incontro di artisti tutti insieme, perché l'arte è vita, l'arte è amore, e dove c'è amore c'è tanta serenità e pace.